Cari amici di Radio Maria, buona giornata a tutti. Sono le ore 9 e 5 minuti di lunedì 29 luglio 2024. Pace e gioia a tutti voi, cari amici in ascolto. E che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità, del bene e sulla via della pace. Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della cronaca della storia. Cari amici, vorrei iniziare oggi invitandovi a partecipare alla preghiera del Santo Rosario di questa sera e di tutte le sere, cioè il rosario delle 20:30 e poi mezzanotte meno 10, che vogliamo recitare per ottenere da Dio il dono della pioggia, il dono della pioggia per tutte quelle località dell'Italia in modo particolare che sono esposte a una grave siccità. Vorrei, cari amici, invitarvi a partecipare veramente, a pregarlo bene, magari tutte le famiglie insieme, tutta l'Italia, ma specialmente quelle regioni che sono in questo momento in grande difficoltà, per il dono della pioggia. Certo ci vuole la fede, perché se non si ha la fede non si ottiene niente, ma se si ha la fede la si ottiene. Quindi vi prego di partecipare numerosi e con fede finché non piove. Quindi vogliamo chiedere a Dio questo grande dono e sono sicuro che Dio ce lo dà se preghiamo come Lui desidera. Allora, l'appuntamento è già da ieri sera abbiamo incominciato, l'appuntamento è per tutte le sere, due volte, alle 8:30, alle 20:30 e al mezzanotte meno 10. Bene, carissimi, dopo di questo noi andiamo avanti con il pensiero spirituale che in questi giorni stiamo dedicando a un tema teologico importantissimo, che è quello del peccato personale. Abbiamo già fatto una serie di catechesi sul peccato originale, fondamentale questo per comprendere l'opera della redenzione, quindi i valori della croce. E adesso, cari amici, stiamo passando in rassegna gli insegnamenti del catechismo, il quale a sua volta è fondato ovviamente sulla Sacra Scrittura, riguardo al peccato personale. Abbiamo già detto tante cose, in particolare però oggi vogliamo dedicare questa catechesi soprattutto nel mettere a fuoco la gravità dei peccati. Cioè, non tutti i peccati sono uguali, i peccati sono molto diversi, ma anche, diciamo, la gravità davanti a Dio e anche davanti al prossimo cambia. Quindi ci sono i peccati veniali, per così dire, che non offendono la carità, cioè non estinguono l'amore di Dio e quindi, come dire, non rompono il nostro rapporto con Cristo. Cioè, siamo magari dei tralci poco fruttuosi, un po' appassiti, ma non siamo ancora separati, siamo ancora legati alla linfa che viene dalla vita, che è Cristo. Poi ovviamente anche i peccati veniali sono di diversa gravità, cari amici. Bisogna stare attenti perché poi il diavolo incomincia con i peccati veniali, li ingrandisce e ci porta anche a fare colpi più gravi fino ad arrivare ai peccati mortali. Poi ci sono i peccati mortali, come dice la parola stessa, cari amici. Il peccato mortale è il peccato che dà la morte dell'anima, cioè uccide l'anima. Come ci ha detto la Madonna in un messaggio di Natale, quando ha detto di pregare per le anime malate che vanno verso la morte spirituale. Cari amici, la morte non è un annientamento, è una perversione nella luce della teologia. Allora, cari amici, anche i peccati mortali sono mortali, sì, ma non tutti sono della medesima gravità. E quindi c'è una componente dei peccati gravi che è triplice ed è classica. E San Giovanni Paolo II l'ha voluta anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Cioè, i peccati mortali sono tali a tre condizioni. Per me tutta la materia grave deve essere una materia grave. Facciamo il caso del furto, per dire, no?
È chiaro che un furto limitato può essere, è difficile valutare, bisogna vedere le circostanze, anche, bisogna vedere anche a chi si ruba, bisogna tante cose da vedere. Per cui poi tocca al confessore valutare la gravità di un peccato, ma il furto certamente è uno di quei peccati che può avere una materia leggera, può essere un furto di poco conto. Mentre può essere un furto consistente e anche gli effetti sociali possono essere più o meno gravi. Per cui, e così pure in tanti campi, la materia può essere gravissima, può essere grave, può essere leggera. Ora, per il peccato mortale invece serve una materia che sia grave, grave, cioè pesante, che sia quindi. Come dare uno schiaffo a una persona può essere un peccato veniale. Uccidere una persona è un peccato gravissimo. C'è tutta una varietà, quindi, anche della materia da soppesare, perché poi le conseguenze poi si riflettono su chi compie il peccato, non soltanto su chi lo riceve. Poi la seconda componente del peccato mortale è la piena avvertenza, cioè bisogna avere l'avvertenza che sia un peccato mortale, e sapere che è un peccato mortale, e essere consapevoli, diciamo così, di quello che si sta facendo. Per esempio, qui tocca al confessore valutare e anche indirizzare il penitente sulla via del giusto giudizio di ciò che ha fatto. Cioè, per esempio, qui entriamo in un campo anche che è molto importante per il diritto e per i giudici quando danno il giudizio. Cioè, la piena avvertenza è un conto quando tu uccidi una persona in un momento di rabbia, per cui un giudice può anche tenere conto di circostanze attenuanti che diminuiscono la pena. Invece, quando tu compi un delitto premeditato, quindi la gravità davanti a Dio è ancora più grave, ma anche la giustizia umana ne tiene conto. Questo per dire cos'è la piena avvertenza, cioè essere consapevoli e anche la volontà, deve essere una volontà preparata, cioè voglio dire, un delitto premeditato, uno ha tutto il tempo di, come dire, di valutare e di decidere. E poi di volere fino in fondo è un conto quando uno diciamo, uccide appunto una persona in un momento di follia. E poi, cari amici, l'altro elemento fondamentale nel peccato grave è il deliberato consenso, cioè la decisione, il volere il peccato, il fare il peccato. E qui ovviamente. Qui è un campo molto delicato perché poi alla fin fine noi, neanche noi siamo sempre consapevoli, cioè, voglio dire, ci sono tante attenuanti in questo campo del deliberato consenso, cioè uno che non ha mai avuto una formazione, per esempio, non ha avuto una formazione morale, non ha avuto un insegnamento. Uno che ha delle tare psicologiche, insomma, che pesano, magari sono quelle forme psicologiche che conosciamo bene e che trasformano le persone quasi fossero diverse, forme di bipolarità a volte, insomma. E quindi anche qui, di liberato consenso, poi alla fine, queste componenti, materia grave no, quella è lasciata al nostro giudizio. Ma la piena avvertenza e il liberato consenso, cari amici, chi vede bene qui è Dio solo. Chi vede bene è Dio solo. Però, cari amici, in molti casi sono evidenti. Per esempio, un delitto premeditato, la piena avvertenza e il liberato consenso sono chiarissimi. E poi ci sono ovviamente le condizioni, di tante condizioni. Come dire, che fanno da zavorra, cioè da spinta al male, e anche l'ambiente nel quale ti trovi, per cui poi Dio solo sa quali sono le attenuanti, ma poi queste si vedono
riflesse proprio nell'animo di una persona. Cioè, voglio dire, quando una persona è perversa, è chiaro che quando compie il male con piena avvertenza e liberato consenso, la sua perversità la rende sempre più simile a Satana, quindi, mentre in altri casi può essere invece un attenuante davanti a Dio. Però quello che volevo dirvi, cari amici, è che i peccati hanno duplice effetto verso chi viene commesso il peccato, come il caso di un furto o di un delitto, ma poi un effetto in chi lo fa, perché il male fa male a chi lo fa. Quindi più un peccato è perverso e più rende perversa una persona, la rende cattiva. Quindi, cari amici, è tutta una valutazione che dobbiamo fare questa, per dire che col veleno non si scherza. Bisogna stare attenti a non berlo con tanta facilità, perché poi può causare la morte dell'anima. Questo, cari amici, è il quadro d'insieme che vi ho letto, ma adesso leggiamo brevemente, senza altri commenti, questi punti del Catechismo della Chiesa Cattolica, che vi aiutano a capire meglio queste tematiche così importanti che riguardano la gravità dei peccati. Noi cominciamo col numero 1854. È opportuno valutare i peccati in base alla loro gravità. La distinzione fra peccato mortale e peccato veniale, già adombrata nella Scrittura, si è imposta nella tradizione della Chiesa e l'esperienza degli uomini la convalida, cioè noi stessi sappiamo che i peccati non sono tutti uguali. Sono i peccati che portano alla morte, dice la Scrittura, e altri che non portano alla morte. Numero 1855. La definizione di peccato mortale e di peccato veniale. State attenti. Il peccato mortale distrugge la carità, cioè l'amore di Dio, nel cuore dell'uomo a causa di una violazione grave della legge di Dio. Distoglie l'uomo da Dio, che è il suo fine ultimo, e la sua beatitudine, preferendo a Dio un bene inferiore. Quindi vedete, il peccato mortale è, come dire, un veleno di cobra, ti fulmina. Il peccato veniale, invece, lascia sussistere la carità, cioè l'amore di Dio, quantunque la offenda e la ferisca. Numero 1856. Il peccato mortale, in quanto colpisce in noi il principio vitale che è la carità, cioè l'amore di Dio, richiede una nuova iniziativa della misericordia di Dio, perché sei morto. Quindi richiede la grazia preveniente di Dio che ti sveglia la coscienza e ti spinge alla conversione. Quindi il peccato mortale, in quanto colpisce in noi il principio vitale che è la carità, richiede una nuova iniziativa della misericordia di Dio e una conversione del cuore, che normalmente si realizza nel sacramento della riconciliazione. Quando la volontà si orienta, qui una citazione che fa il Catechismo, verso una cosa di per sé contraria alla carità, dalla quale siamo ordinati al fine ultimo, il peccato, per il suo stesso oggetto, ha di che essere mortale, tanto se è contro l'amore di Dio, come la bestemmia o lo spergiuro, quanto se è contro l'amore del prossimo, come l'omicidio e l'adulterio, cioè certi peccati, cari amici, per la loro stessa consistenza, sono mortali. E qui porta, diciamo, gli esempi. Per esempio, la bestemmia, lo spergiuro, l'omicidio, l'adulterio. Invece, quando la volontà del peccatore si volge a una cosa che, ha in sé un disordine, ma tuttavia non va contro l'amore di Dio e del prossimo, è il caso, per esempio, di parole oziose, di origine opportuno, tali peccati sono veniali. Come già vi ho detto, cari amici, qui è confermato nel 1857, perché un peccato sia mortale si richiede che concorrano tre condizioni. Il peccato mortale
quello che ha per oggetto una materia grave, prima di tutto, e che inoltre viene commesso con piena consapevolezza e infine con deliberato consenso. La consapevolezza riguarda la cognizione, la conoscenza, il consenso riguarda la volontà. Adesso il catechismo va a illustrare nei tre punti successivi queste tre condizioni. La prima è la materia grave, siamo al numero 1858. La materia grave è precisata dai 10 comandamenti, secondo la risposta di Gesù al giovane ricco: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onore il padre e la madre. La gravità dei peccati è più o meno grande. Un omicidio è più grave di un furto. Inoltre, si deve tenere conto anche della qualità delle persone lese. La violenza esercitata contro i genitori è di per sé più grave di quella fatta ad un estraneo. Quindi il furto, per esempio, dipende da chi rubi. La gravità del furto, quando rubi una persona povera che non ha altro da vivere, è chiaro che il furto può assumere anche una gravità notevole. Questo per quanto riguarda la materia grave, quindi che è diversa ed è comunque anche valutata dalla scienza morale, per così dire, che è una parte della teologia che, man mano che anche il mondo si evolve, mette a fuoco la gravità dei peccati, la materia grave. Perché ovviamente ci sono tante, c'è uno sviluppo da questo punto di vista nel valutare la materia grave. Per quanto riguarda il pieno consenso, cioè per quanto riguarda la piena consapevolezza, cioè il sapere che è un peccato grave, e il consenso, volere il peccato, vediamo cosa dice il catechismo. Siamo al 1859. La gravità, cioè perché il peccato sia mortale, presuppone la conoscenza del carattere peccaminoso dell'atto, della sua opposizione alla legge di Dio. Implica inoltre un consenso sufficientemente libero perché sia una scelta personale. Attenzione, l'ignoranza simulata e la durezza del cuore non diminuiscono il carattere volontario del peccato, ma anzi lo accrescono. Cioè l'ignoranza con la quale inganniamo noi stessi, cercando di assolverci mentre sappiamo benissimo che è una cosa grave, la durezza del cuore che è l'indurimento per cui la coscienza l'abbiamo soffocata, tutto questo, cari amici, aggrava la volontarietà del peccato invece di diminuirla. Poi c'è invece un numero a parte riguardo la ignoranza volontaria. Siamo al numero 1860. L'ignoranza volontaria può attenuare, se non annullare, l'imputabilità di una colpa grave. Si presume però che nessuno ignori i principi della legge morale, che sono iscritti nella coscienza di ogni uomo. Gli impulsi della sensibilità, le passioni possono ugualmente attenuare il carattere volontario e libero della colpa, come pure le pressioni esterne o le turbe patologiche. Il peccato commesso con malizia, invece, per una deliberata scelta del male, è il più grave. E infine, cari amici, il numero 1861, poi ci fermiamo qui, perché gli altri sono, diciamo, già implicitamente spiegati in quello che abbiamo detto. Nel numero 1861, il peccato mortale, una possibilità radicale della libertà umana, come lo stesso amore, ha come conseguenza la perdita della carità e la privazione della grazia santificante, cioè dello stato di grazia. Se non è riscattato dal pentimento e dal perdono di Dio, attenzione cari amici, se non è riscattato dal pentimento e dal perdono di Dio, provoca l'esclusione dal regno di Cristo e la morte eterna dell'inferno. Infatti, la nostra libertà ha il potere di fare scelte definitive e irreversibili. Tuttavia, anche se possiamo giudicare che un atto è in sé una colpa grave,
Dobbiamo però lasciare il giudizio sulle persone che lo compiono alla giustizia e alla misericordia di Dio, sempre, cari amici, anzi, pregare volentieri per i peccatori. Non vogliamo sostituirci a Dio nel giudicarli, ma piuttosto aiutiamo Dio a convertirli. Questi sono gli straordinari, bellissimi, straordinari punti del Catechismo della Chiesa Cattolica, il quale termina con, nel 1864, con un accenno ai peccati contro lo Spirito Santo. Anche questo è un punto importantissimo, perché sono quelli per i quali non c'è perdono. Siamo a 1864, viene citato il Vangelo di San Matteo, al capitolo 12, versetto 31. E sono le parole di Gesù al riguardo. Qualunque peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. La misericordia di Dio non conosce limiti, ma chi deliberatamente rifiuta di accoglierla attraverso il pentimento, respinge il perdono dei propri peccati e respinge la salvezza offerta dallo Spirito Santo. Un tale indurimento può portare all'impenitenza finale e alla rovina eterna. Cari amici, credetemi, non consentite a voi stessi, ingannando voi stessi, di precipitare nella rovina eterna. Perché chi ci parla di rovina eterna è Gesù stesso, non è questo o quel teologo. È Lui, in persona, Gesù stesso, che ha detto via da me maledetti nel fuoco eterno. Non dimentichiamolo, cari amici. Quindi, la misericordia di Dio non conosce limiti, ma chi deliberatamente rifiuta di accogliere attraverso il pentimento, respinge il perdono dei propri peccati e la salvezza offerta dallo Spirito Santo, ebbene, un tale indurimento può portare all'impenitenza finale e alla rovina eterna. Preghiamo per noi stessi per non cadere mai in questo accecamento e preghiamo per tutte quelle persone che vediamo che corrono verso l'abisso accecati, come con le zanzare che si buttano nel fuoco. Ecco, cari amici, abbiamo quindi messo a fuoco questo capitolo così importante del Catechismo della Chiesa Cattolica che riguarda la gravità dei peccati. Ecco, adesso però noi andiamo avanti con il nostro programma, che vi pubblico sempre sul blog, vi pubblico la scaletta delle nostre riflessioni. Adesso vorrei dedicare qualche minuto alla situazione internazionale e dal punto di vista geopolitico, e sempre alla luce, come facciamo noi, alla luce della parola di Dio e dei messaggi della Regina della Pace. Se noi diamo uno sguardo, cari amici, alla situazione del mondo, vediamo che è un mondo in bilico. Il Papa non sa più quale parole usare per farci capire che la guerra è il male dei mali e che con la guerra noi ci autodistruggiamo, che la guerra non ha nessun vincitore, che la guerra ha tutti gli sconfitti. Si sente solo la voce del Papa che parla in questi termini. Bene, carissimi, speriamo che venga ascoltata. Allora, la situazione, vi faccio una breve situazione del mondo attuale, che è sull'orlo dell'abisso. Non c'è bisogno che ve lo dica io, insomma, lo vedete da soli. Però vediamo più brevemente le situazioni più gravi. La più grave, a mio parere, in questo momento è la situazione in Medio Oriente, che è una situazione esplosiva, non tanto e non solo, diciamo, per quel che riguarda i confini di Israele, quei suoi nemici tradizionali, che sappiamo quali sono, tradizionali per dire che sono quelli con i quali Israele ha avuto a che fare anche in altri momenti, cioè da una parte Hamas, dall'altra Hezbollah, e poi, diciamo, ultimamente sono uniti anche gli Houthi fra i nemici di Israele che lo tengo sotto pressione.
Da lì si è scatenata, come sappiamo, il 7 ottobre del 2023, una guerra che non si sa quando finirà e come andrà a finire. Perché dietro questa guerra ci sono i cuori degli uomini e i cuori degli uomini sono pieni di odio, come ci mette la regina della pace. E finché c'è l'odio, credetemi, anche se la guerra ha qualche momento di pausa, perché si cerca di nuovo di come si dice, il materiale per riattizzare il fuoco. E quindi la situazione è grave, perché potrebbero aprirsi altri orizzonti di guerra, oltre a quelli che sono già aperti, e cioè è aperta la guerra con Hamas, che fino a prova contraria ha ancora capacità di colpire nella zona di Gaza, e si è aperto un fronte con quello degli Houthi, che sono un po' più lontani, ma comunque anche se comunque finanziati dall'Iran, e che ultimamente hanno colpito con un missile Israele provocando dei morti. Adesso si intensifica la guerra al confine del Libano con gli Hezbollah, e ultimamente un razzo, pare di costruzione iraniana, si è abbattuto sul Golan, in una zona abitata dai drusi. I drusi sono una componente degli abitanti del Libano, e sono una componente, diciamo, religiosa, ma con una religione che non si identifica con l'Islam, e hanno sempre avuto una certa indipendenza rispetto agli altri componenti delle fazioni libanesi, chiamiamole così. Però sono arabi, gli Houthi sono arabi veri e propri, sono considerati arabi. Quindi quel razzo lanciato, dicono di costruzione iraniana, su questo campo di giochi di bambini, erano 11 ragazzi, che fra quelli che stavano giocando a calcio, che sono stati uccisi, potrebbe far traboccare la goccia dal vaso, perché poi alla fine non sappiamo fino a che punto arriveranno l'Iran e Israele nel loro confronto, che per il momento è solo fatto di minacce, ma c'è il pericolo che diventi una guerra vera e propria, e con una situazione per Israele molto difficile, perché comunque il suo esercito, come dice anche il Corriere di oggi, è un po' logorato da mesi di guerra, e quindi non sappiamo cosa succederà. Non sappiamo quel che succederà. Preghiamo perché non succeda quello che temiamo tutti, e cioè una vera e propria guerra fra Israele e l'Iran. Questo è il primo punto, diciamo, più grave, a mio parere, è il punto più grave della situazione internazionale. E che rimane sospeso, anche perché tutti aspettano le elezioni americane, come andranno a finire, insomma. Poi il secondo punto, cari amici, è gravissimo a mio parere, ve l'ho già sottolineato nei mesi scorsi, è quello che la Russia ci ha fatto sapere. In fin dei conti ce l'ha detto la Russia, ce l'ha detto ufficialmente la Russia, e cioè il ministro, uno dei collaboratori più importanti di Putin, Peskov, ci ha detto che loro hanno, lo sapevamo già, che avevano prodotto un missile, diciamo, supersonico, che di molto supera la velocità della luce e del suono, cioè. E quindi l'hanno sperimentato anche sulle città di Kiev e di Kharkiv, però era armato di dinamite, per così dire, no? E quindi ha provocato esplosioni con morti e distruzioni gravi, però era pur sempre comunque un missile tradizionale, una carica tradizionale, per così dire. Invece ci è fatto sapere, appunto, ufficialmente Peskov, che questo missile che ha una gittata di 1000 chilometri, che è stato collocato
anche nel cuore dell'Europa, proprio nella Transnistria, che è una piccola regione fra la Lituania e altri paesi del centro Europa, che però è di proprietà russa e di russa. E lì sono collocati quei missili con cui possono essere colpite le varie città dell'Europa a 1000 chilometri di distanza. Quel missile ha una velocità tale per cui non può essere intercettato. Per cui una volta che carico con ordigni nucleari, come così ci è stato detto dai russi, può provocare quello che può provocare. Insomma, sappiamo che ha una carica, sono cariche, diciamo, convenzionali, sono cariche, diciamo, per bombe atomiche non strategiche, ma tattiche si chiamano, sono più piccole, ma ognuno di loro ha una carica molto più, centinaia di volte più forte di quelle che hanno sotto Hiroshima e Nagasaki. Insomma, cioè l'Europa, per dire parole povere, è sotto il tiro dei missili russi. Questo è quanto c'è. Questi medesimi missili non sono stati prodotti dagli americani, per cui sono una falla nel loro sistema nucleare, e vogliono realizzarli nel giro di 2 anni e piazzarli in Germania, e in modo tale che ci sia una controparte. Però questa è una cosa che puoi fare 2 o 3 anni. Nel frattempo, cioè, voglio dire, la situazione dell'Europa è, a mio parere, gravissima. A mio parere è gravissima. Poi mi dico, alcuni dicevano di dire così perché parla, se no spaventa la gente. Scusate, abbiate pazienza, ma qua ci sono articoli di giornali che poi le televisioni non li dicono, che colpa, cioè non si può mica tacere cose così gravi. Se non altro, almeno possiamo pregare. Abbiamo dei buoni motivi per pregare, scusate. Ma noi dobbiamo sapere cosa sta facendo, chi sta invadendo l'Europa e quali obiettivi ha e quali mezzi ha. Tanto più che poi abbiamo anche le rivelazioni mariane che ci dicono appunto tutto quello che è necessario perché possiamo pregare al riguardo. Poi, per quanto riguarda la guerra in Ucraina, qui non si riesce bene a capire com'è la situazione, perché nei mesi scorsi, febbraio, marzo, aprile, la Russia è riuscita ad avanzare, specialmente nelle regioni del Donbass. Ultimamente pare che si sia fermata, anche perché l'Ucraina ha avuto nuovi mezzi a disposizione, come sappiamo, li abbiamo visti le settimane scorse, e per cui adesso la situazione pare un po' bloccata, anche perché, diciamo, anche lì è cominciato il caldo, e come ha detto appunto il premier della Bielorussia Lukashenko, quando c'è una temperatura oltre i 30 gradi non si può fare la guerra, dice, non si può combattere. Quindi è un momento di calma, è anche un momento della diplomazia. E in questo senso è interessantissima la visita che ha fatto il ministro degli esteri ucraino Kuleba in Cina, una visita di 3 giorni con colloqui intensi. E tutto questo sta a indicare che, alla fin fine è una soluzione provvisoria di questa crisi può esserci. Quindi poi bisogna anche mettere sul piatto la preghiera, che è molto importante. La Madonna ci ha chiesto una novena per la pace. Quindi qui vediamo, preghiamo, cari amici, sia per il Medio Oriente sia per l'Ucraina, perché si arrivi, come dire, al buon senso, perché sono guerre che convengono a nessuno, perché ci sono dei condottieri di popoli che non hanno il santo timore di Dio e portano i loro popoli ai disastri. Questa è purtroppo la situazione nella quale ci troviamo. E quindi, cari amici,
una preghiera di cuore, anche perché i tentativi che sta facendo adesso l'Ucraina per uscire fuori un po' dalla situazione, per trovare diciamo terreni di colloquio, si realizzi. Qui avrebbe molto da fare la Santa Sede, che a mio parere, a parere di tanti, sarebbe l'unico interlocutore autorevole e capace di offrire una mediazione accettabile per ambedue le parti, sia l'Ucraina sia la Russia. Ma il problema è di sapere cosa vuole la Russia, perché sappiamo che ha programmi imperiali e si è preparata da anni a questa nuova fase del suo imperialismo, e quindi finché i suoi dirigenti non si rendono conto che alla fin fine con questo tipo di politica rischieranno di essere isolati. Invece la Cina, molto più furba, porta avanti la politica vera e propria, e riesce meglio della Russia a estendere la sua influenza nel mondo. Poi ci sono le elezioni americane. È chiaro, io sono io tutto sommato sono una persona ingenua, no? Che crede nella democrazia, no? Poi quando vedo che la democrazia è solo un nome dietro il quale c'è il governo di pochi, mi viene nervoso, insomma. E quello che sono gli Stati Uniti, insomma, cioè alla fine c'è chi ha deciso che Biden doveva lasciare il posto alla sua vice, sono qui 4 o 5 che hanno deciso questo. E poi tutti gli altri dietro a osannare la scelta, tutti quelli che avevano criticato la Harris in tutti i modi, anche con fondamento, anche per il suo carattere introverso, per il fatto che comunque era sempre in muso, non si faceva mai trovare da nessuno, non lette di tutte nei suoi confronti, negli anni passati, mentre era vicepresidente di Biden, improvvisamente è diventata una star. E questo, a mio parere, mi lascia un po' perplesso, perché comunque la gente, cioè la democrazia ha questo di bello, che la gente poi alla fin fine, al di là di quello che dicono i giornali, le televisioni eccetera, se la gente lascia il tempo di riflettere, poi è capace anche di prendere, di dare giudizi anche personali, senza farsi trascinare da questo o da quello. Per cui a mio parere questo duello fra l'Harris e Trump è ben lontano dall'essere determinato. E posso dire tutto quello che vogliono dall'Harris, ma noi cattolici avremo molto da ridire sui suoi orientamenti in tante materie che sono assolutamente inaccettabili. È pro aborto, è pro gender, è tutta una panoramica di tesche che ti farà brevedire. Comunque sia, lei non ha mai governato, anche la vicepresidente ha fatto quasi niente, non so cosa ha fatto. Sì, si è fatta da fare per l'aborto, quelle cose lì, però insomma non ha governato. Mentre Trump ha governato 4 anni, ora non sono qui a accendere la candela a Trump, per carità, perché come spara lui con le parole non mi piace. E purtroppo no. Ecco, però ha governato bene per 4 anni. Insomma, bene, ha fatto delle cose buone, insomma, ha battuto il mondo in pace, poi comunque l'economia è andata benissimo con Trump, ma anche con Biden, per la verità, è andata bene l'economia americana in questi ultimi 8 anni, e ha mantenuto il livello e si batte, secondo gli esperti, vittoriosamente anche nei confronti della Cina. Quindi qui Trump ha già governato 4 anni e non l'ha fatto male. Ha fatto benissimo addirittura in alcuni campi, che sono quelli che poi per i cattolici sono molto sensibili, certi campi, lo sappiamo bene. Allora, l'Harris deve dimostrare cosa vale adesso. E da qui a 5 novembre deve dimostrare di reggere ai dibattiti televisivi con Trump, e deve dimostrare di essere una persona che ha un'esperienza, che è capace di governare. E non vi dico cose mie, Federico Rampini ha scritto un articolo che il Corriere tiene ancora in prima pagina dopo 6 giorni,
nel quale Federico Rapini dice che l'Aris è cresciuto nella bolla dorata della California, ma poi al di là di quella non conosce la realtà dell'America che lavora e che produce, insomma. Poi chi va a votare sono anche i lavoratori, quindi a mio parere quelli che dicono che andando avanti l'effetto Aris si sgonfia non hanno tutti i torti. Per il momento però sono quasi alla pari, diciamo. Poi queste cifre qui, 50 per Trump, 48 per Aris o viceversa, sono ingannevoli, perché poi di fatto le elezioni americane sono diverse. Cioè le elezioni americane contano gli stati che uno riesce a conquistare, non i voti complessivi. Quando Trump vinse nei confronti della Clinton, Trump ebbe 2 milioni di voti in meno della Clinton, però vinse le elezioni. Quindi per il momento queste cifre qui lasciano il tempo che trovano. Quindi è ancora tutto da decidere nelle elezioni americane. A mio parere Trump ha tutte le possibilità di rivincere anche se ha 78 anni. Poi, per carità, noi preghiamo Dio, perché poi Dio conosce, Dio vede il futuro. Preghiamo per questo grande popolo che sono gli Stati Uniti, perché è un grande popolo. Ed anche ci sono vaste aree di profondi sentimenti religiosi. Non è così laicizzato e così paganizzato come lo è l'Europa. Ecco, questo lo dico perché ci credo, vi dico. E chiudo qui, cari amici, il mio, come dire, lo sguardo che ho dato insieme a voi sulla situazione politica attuale. Adesso, cari amici, volevo fare una riflessione su l'apertura delle Olimpiadi, che si è tenuta il giorno 26, perché le Olimpiadi sono un grande evento e ha fatto bene il Santo Padre a ricordarcelo. Però insomma la messa in scena che c'è stata in Francia è stata, io ho visto poco, dico la verità, ho visto qualcosa, poi mi sono schifato, lasciando perdere. Però ho ricevuto delle lettere che hanno descritto molto bene la situazione, una di queste l'ho pubblicata sul blog, potete leggere anche la mia risposta. Però quello che è apparso, cari amici, è apparso quello che è l'Occidente realmente, come l'ha descritto la Madonna, già nel 1981, nel messaggio del 30 ottobre 1981, la Madonna ha descritto la situazione di allora. Credo che in Polonia c'erano dei sommovimenti, ma che alla fine i giusti avrebbero prevalso. I giusti erano il movimento di Wałęsa e altri, ovviamente. Poi ha detto che l'Occidente ha incrementato il progresso tecnico, ma senza Dio, come se lui non fosse il creatore. E poi Madonna ha detto: il popolo russo sarà il popolo che più di tutti gli altri onorerà Dio. Errore gravissimo ha fatto quelli che hanno ritenuto che quella fosse una profezia già realizzata. No, non si è realizzata mai quella profezia lì, si realizzerà al termine dei segreti. Se no la Madonna sarebbe qui ancora adesso, per tutti i giorni, se la Russia si fosse già convertita. Anche perché la Russia, che in questo momento qui da grattacapi a tutto l'ordine internazionale, altro che storie. Allora, cari amici, quello che si è visto nell'apertura delle Olimpiadi è esattamente il mondo occidentale di oggi. Il nuovo mondo senza Dio, il mondo vuoto di ideali, il mondo vuoto di tensioni morali, il mondo vuoto di proteste, non solo, il mondo compenetrato dal male proprio, a tutti i livelli, a livello della menzogna, a livello proprio dell'intelligenza, a livello proprio della negazione di tutto ciò che è vero, è santo e buono, e poi a livello proprio della vuotezza morale. Per cui
come dire, possiamo dire, abbiamo visto il re nudo, ma sporco, l'ha visto sporco, l'abbia visto inaccettabile, l'avrà visto vomitevole. Siccome questa parola qui l'avevo sentita per la prima volta proprio da Macron, vomitevole, l'aveva detto in rapporto all'Italia, era per una questione di un litigio fra Francia e Italia per i migranti, e Macron aveva detto che la posizione dell'Italia era vomitevole. Ecco, io vorrei dire che il mondo, la civiltà che la Francia ha proposto è una civiltà assolutamente vomitevole. Il vuoto totale è la morte nella sua brutalità di putridume, di disfacimento, di tutto, cari amici. Quindi noi ci siamo resi conto che quel falso brillio, quelle false luci, quelle false gioie, quelle false risate, quei falsi balli, erano tutte pirolette sataniche, erano tutte cose, come dire, senza bellezza e senza dignità. Vi descrivo quello che mi ha scritto un nostro ascoltatore, magari posso anche leggervelo perché non è mia impressione, ma io ho avuto la medesima impressione, ma anche molti altri hanno avuto questa impressione. Cioè, l'Occidente ha mostrato se stesso. L'Occidente è una delle parti del mondo, la Francia è una delle parti del mondo in cui l'Occidente ha toccato il fondo. E quindi noi possiamo vedere che cosa c'è di attraente nel mondo senza Dio che si sta realizzando e che ci stanno proponendo. Cosa c'è di attraente in questo stile di vita, di quel tipo di mondo che è un vuoto totale, che è irrisione del sacro, del bello e del buono, che è, come si dice, complicità col male, con la degradazione e con tutto ciò che è lercio e sporco. E allora, questo è quello che è apparso. Ma uno cosa dice quando vede queste cose? Siccome io credo che, a parte pochi uomini che hanno già raggiunto il fondo della perversione, la maggioranza delle persone, anche quando è lontana da Dio, ha conservato comunque, come dice la Madonna, un orientamento a Dio, un orientamento alla bellezza, un orientamento alla moralità, l'ha conservata. Per fortuna quelli che sono del tutto, come dire, assimilati alla perversione sono una minoranza. Che c'è, la Madonna ce l'ha segnalato già in diversi messaggi, anche uno ultimamente, quando la Madonna ha detto che Satana regna perché gli danno la forza quelli che si sono decisi per lui, quindi per la violenza, per la vergogna, per il sacrilegio, per la bestemmia, per l'immoralità. Quanti sono lo sa solo Dio, ma hanno in mano il mondo. È per quello che mi hanno detto che Satana regna, cari amici. Quindi noi tutti, io personalmente ho detto, mi sono detto, ma come ha ragione la Madonna a dire che questo mondo qui, che per loro è il mondo nuovo, è il mondo emancipato, è il mondo woke che si è svegliato, è un mondo della libertà, è un mondo dove l'uomo decide del suo futuro, è un mondo dove l'uomo è Dio, questo mondo qui è un immondezzaio. È una palude malodorante nella quale gli umani vengono inghiottiti uno ad uno. Questo è questo mondo. Ma io sono sicuro che la maggioranza delle persone che mi ascoltano mi danno ragione. Ma lo so benissimo che ci sono tanti buoni, che ci sono anche tanti che non sono così pervertiti. Ma il mondo in mano a quel gruppo lì, a un gruppo di gente che odia il cristianesimo. È in mano a un gruppo di gente che odia il cristianesimo e che fa il bello e il cattivo tempo, e in Occidente e altrove. Questo è quello che mi viene da dire vedendo come vanno le cose. D'altra parte, cari amici, se il mondo fosse in mano a persone come si deve, cioè a persone che vogliono la pace, che vogliono il progresso, non ci sarebbe questa cosa forsennata all'autodistruzione. Quello che vi ho detto, non dite che l'ho detto io, ma è nei messaggi della Madonna, ma andate a leggerli. Allora, cari amici, qual è la risposta che io ho dato a Eugenio di Dronero, provincia di Cuneo, che mi ha scritto
facendo una ottima, bellissima descrizione, diciamo così, dello spettacolo dell'apertura delle Olimpiadi, che secondo lui era un tripudio del paganesimo. Ora, di fronte a questa realtà, cari amici, come bisogna reagire? Cari amici, non dobbiamo perdere tempo a star lì a polemizzare, sarebbe un errore grave. Perdere tempo a star lì a polemizzare, star lì a stracciarsi le versi e le vesti ogni volta che, diciamo, quei poveri disgraziati che, pagati dal diavolo, che poi è un pessimo pagatore perché paga con il suo sterco, quindi figuratevi, non devo stare lì a questionare con loro. Per loro bisogna pregare, punto e basta. Ma noi dobbiamo capire che, siccome l'uomo è creato immagine di Dio, siccome la maggioranza degli uomini comunque hanno un orientamento a Dio, al bello e al buono, siccome sono quasi in qualche modo, attraverso i mass media, imprigionati da questo gruppo tenebroso che vive solo per il denaro, per il potere, per le cose lerce, allora, cari amici, noi dobbiamo capire che questo è il momento della testimonianza cristiana. Cioè, in questo mondo vuoto, in questa selva oscura, noi dobbiamo accendere la luce della fede, dobbiamo accendere la luce della speranza, dobbiamo accendere la luce della carità. Questo è il mio momento, ha detto la Madonna. La Madonna, già nei primi tempi, la Madonna ci ha detto due cose. Primo, questo è l'ora di Satana. Poi ha detto, siccome questa è l'ora di Satana, è anche la mia ora, è la sua ora, nella quale è venuta per sconfiggerlo, e lo farà attraverso di noi. Cioè, noi dobbiamo essere, cari amici, consapevoli che questo mondo non andrà avanti, questo mondo cadrà, questo mondo collasserà, questo mondo andrà in rovina, questo mondo verrà risucchiato dallo stagno di sfogo e di zolfo nel quale si è impiantato. E questo è il momento in cui lanciare l'appello alla speranza, l'appello alla salvezza che viene da Cristo, l'appello, diciamo così, alla salvezza che viene da Maria. E quindi è quello che Manuel sta facendo da tanto tempo, ma specialmente in questi ultimi tempi. Se guardate i suoi messaggi, ogni volta ci dice: siate le mie mani tese, siate gli strumenti del mio amore. Insomma, cari amici, non c'è miglior momento per evangelizzare di questo. Non c'è miglior momento per evangelizzare. Perché? Perché tutti quelli che sono lontani ma non sono corrotti, vi ricordate la distinzione che ha fatto il Santo Padre, così profonda, che ha detto: e un conto sono i peccatori e un conto sono i corrotti, ha detto il Papa. I peccatori si possono salvare, è solo la maggioranza, la sacrale maggioranza. I corrotti no, perché chi sono i corrotti? Sono quelli che sono entrati, come ha detto la Madonna, sono diventati di Satana, sono suoi, vogliono essere suoi, vogliono combattere con lui, vogliono comandare nel suo regno. E per cui magari avevano chiesto anche a Satana tutto quello che loro volevano, cioè il denaro, il potere, eccetera, i posti grandi della società. C'è gente che vende l'anima per questo, la vende al diavolo. Sono tutte cose risapute queste, non inventate, cari amici. Ebbene, noi dobbiamo, è il nostro momento per far sì che i lontani, i peccatori, quelli che tutto sommato nel loro cuore anelano a Dio, ha detto la Madonna, sono la grande maggioranza. Questo è il momento per la nuova evangelizzazione, per portarli a Cristo attraverso Maria. Questo, cari amici, è il nostro compito. Questo è il compito anche di questa radio, cari amici, non dimenticatelo. Ed è una cosa meravigliosa, è una grande responsabilità che abbiamo. E quindi, cari amici, questo vuoto di una civiltà senza Dio non ci deve spaventare, ma ci deve responsabilizzare al massimo. E questo era il pensiero che volevo dirvi, cari amici. Trovate la lettera di Eugenio da Droneron, in provincia di Cuneo, sul mio blog, e trovate anche la mia risposta, cari amici.
che vi suggerisco di leggere, perché siamo una svolta ormai. Il mondo senza Dio sta crollando e noi dobbiamo stare lì a guardare, dobbiamo agire. E nel medesimo tempo, cari amici, sul blog io vi ho pubblicato questo fine settimana, nella giornata di sabato, mi pare, un mio commento particolare al messaggio della Madonna, cari amici, che è un'analisi che ho voluto fare io su una parola, attraverso la quale ho messo in evidenza come la Madonna nel suo ultimo messaggio ha confermato la sua fiducia e la sua predilezione e la sua scelta per la popolazione di Medjugorje. È un'analisi che vi prego di leggere, che non è inventata, e questa per Medjugorje, a mio parere, è sicuramente un motivo di grande gioia e anche di fierezza. Come una volta ci ha richiamato anche la fierezza di essere suoi, perché lei ci ha scelti, ed è nel messaggio ben interpretato, cari amici, c'è la conferma della fiducia di Maria nella popolazione di Medjugorje. Allora, tutto questo lo trovate nel blog, se volete andare a vederlo è blog di padrelivio.it, se usate Google, se usate invece il sito è radiomaria.it. In cima c'è l'icona del blog e entrate. Così, cari amici, io ho completato la mia chiacchierata questa mattina. Vado avanti ancora questa settimana. Lunedì prossimo è il compleanno della Madonna e ci sarò, poi farò anch'io 15 giorni. 15 giorni non di ferie, perché io non posso fare le ferie nel senso classico della parola come le facevo una volta, perché di sì, insomma, ecco. Però non parlerò, per 15 giorni non trasmetto, perché ho bisogno di riposare la voce, perché è inutile che prendo un sacco di medicine come le sto prendendo, ma se non mi fermo un momento a riposare la voce, dopo che ho preso antibiotici e tutto quello che volete voi, alla fine la voce cala, perché ha bisogno di riposare. Però io sarò qui a Radio Maria e coltiverò anche in questi giorni di riposo della voce il mio blog, il vostro blog, il nostro blog, che da gennaio, e dal gennaio del 2024 ad oggi ha avuto 2.100.000 utenti ufficiali, cioè quindi quelli che sono, come dire, certificati, e quindi ha avuto un'espansione impressionante. Sono qui a ringraziarvi per la vostra adesione, per il supporto, che tutta questa gente dia anche un aiuto alla radio, perché se no non riusciamo ad andare avanti, carissimi. Però capite bene che con una clientela così vasta, per così dire, non mi vado a credere, si chiamano utenti, è così vasta, e da gennaio ad adesso, però sono migliaia e migliaia e migliaia ogni giorno, non posso abbandonare il blog nel tempo delle vacanze, quindi lo coltivo. E poi nel medesimo tempo mandiamo avanti i nostri libri, che sono lì in fila, che usciranno tutti uno per uno, per far sì che il tempo dei segreti sia un tempo di lotta e di vittoria. Adesso concludiamo, una breve pausa, poi andiamo avanti ancora per un paio di giorni, prima di finire con il suo bellissimo libro Cercate il volto di mio figlio. A fra poco.